Cesena, Forlì, Faenza, Imola e Ferrara. Un programma serrato, quello di Matteo Renzi in Romagna, per ottenere la riconferma a segretario del Partito Democratico tramite il voto delle primarie. 5 tappe durante le quali l'ex premier ha incontrato i militanti al Teatro Verdi di Cesena e ha visitato alcune principali realtà imprenditoriali del territorio, fra cui il gruppo Bucci Industries di Faenza, leader mondiale nella produzione in fibra di carbonio. È un settore nel quale sicuramente continuare a lavorare, sia nella parte legata più alle macchine e quindi alla parte della Motor Valley e quindi, per quello che riguarda la vostra regione, alla zona di Modena, oltre che alla zona, a questa parte della Romagna, ma anche poi per tutto ciò che non è soltanto automotive, vale a dire tutta la parte avio, la parte di innovazione di prodotto. Insomma, ci sono moltissime opportunità su cui senz'altro si può lavorare. C'è una parte di politici che dicono che il futuro è l'assistenzialismo, che siccome ci saranno i robot, industria 4.0, l'intelligenza artificiale, questi politici dicono il futuro è un reddito per tutti, sussidio per tutti, assistenzialismo per tutti. Questo atteggiamento è sbagliato, profondamente sbagliato. L'innovazione non deve farci chiedere un sussidio per tutti, deve farci, come fa la famiglia Bucci e come fanno gli ingegneri che lavorano qui, inventare cose nuove.